Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con la rubrica Il Fatto. Beh, insomma, sta facendo incetta di consensi l'ente manifestazioni pescaresi. Tra l'altro questa sera in studio abbiamo due ospiti graditissimi e li presento subito. Simone D'Angelo, che è il vicepresidente e portavoce dell'ente manifestazioni pescaresi. Buonasera Simone. Buonasera a tutti. E buonasera ad Angelo Valori, direttore artistico dell'ente manifestazioni pescaresi. Dicevamo, sta facendo incetta di consensi perché è stata finora un'estate all'insegna del sold out. Partiamo da questo aspetto, direi da questo dato inconfutabile, perché questa è l'estate della ripresa, no? Lo scorso anno ci sono state delle restrizioni legate al Covid, quest'anno benissimo, sotto tutti i profili. Sì, è stata la nostra prima estate post pandemia e rispetto allo scorso anno, che comunque ricordiamo una grandissima stagione, abbiamo avuto anche il teatro d'annunzio con la capienza massima, quindi siamo riusciti davvero a contare dei sold out importanti, dei sold out che hanno caratterizzato tutta la stagione per tutte le gambe del nostro PeFest, partendo dal Funambolica, passando per il Pescara Jazz e per il teatro al d'annunzio. Nomi da capogiro, artisti internazionali che si sono alternati con giovani promesse ma anche talenti locali, quindi siamo davvero contenti e soddisfatti, e le persone insomma con noi hanno dimostrato di gradire molto quello che è stato fatto quest'estate. Non c'è dubbio alcuno, Angelo Valori, Pescara Jazz è la pronuncia esatta, vero? Sì. Perché molte volte si dice jazz, in realtà Pescara Jazz, il primo nome è stato quello di Alex Britti. Sì, abbiamo inaugurato in questo modo così particolare perché è stato un festival molto contaminato e dedicato già nel titolo alle canzoni. Infatti si è chiamata questa edizione Pescara Jazz Songs. Quindi chi più di Alex Britti, che è un bravissimo bluesman, chitarrista molto bravo, che ha in uscita un lavoro discografico dedicato proprio a queste tematiche, totalmente strumentale, in cui lui suona la chitarra, chi meglio di lui poteva inaugurare la prima parte, che lo ricordo si è tenuta al porto turistico, all'arena del Marina di Pescara, ed è stata dedicata essenzialmente ai musicisti italiani. Poi c'è stata la seconda parte invece al Teatro d'Annunzio a metà luglio, la sede naturale del, certo, del festival. La sede naturale del festival, insomma, sono stati artisti importanti come Noah, Simple Mind, Fiorella Mannoia, Incognito. Ecco, diciamo che la risposta di Pescara è stata entusiastica, mi pare, no? Ma devo dire che, soprattutto alcune date, il Teatro d'Annunzio ha conosciuto una vitalità straordinaria. È un po' quello che si spera, quello che ci si aspetta, cioè che il teatro sia il luogo di riconoscimento dell'intera, dell'intera città, quindi abbia un rapporto di aggregazione con i cittadini, con i turisti. E quindi sì, certo, il concerto dei Simple Minds è stata una serata straordinaria. Peraltro lo ricordo, lo accennava prima Simone, è un concerto che noi avevamo previsto nel 2020 e che poi è stato rimandato per due anni a causa della pandemia, quindi essere riusciti a realizzarlo è stato davvero un segnale di ripartenza. Ma non solo quello, poi abbiamo avuto appunto le serate con l'Incognito, con Noah, con Fiorella Mannoia, ma abbiamo avuto anche grandi jazzisti internazionali come Vijay Iyer, che ha fatto un concerto strepitoso, Tigran Amasyan, sono due dei pianisti più importanti al mondo della loro generazione. E quindi sono tutti concerti che hanno avuto un livello altissimo a livello qualitativo e siamo molto contenti che abbiano incontrato il successo presso, certo, il pubblico. Ecco, diciamo che i pescaresi non solo hanno dimostrato una spiccata sensibilità, no? Sì, devo dire che Pescara è una città che è molto affezionata al jazz e vorrei ricordare che questa è la 50ª edizione del festival e che Pescara ha il festival estivo internazionale più antico d'Italia. E quindi diciamo il jazz in Italia in qualche modo deve molto a Pescara, per questo devo sempre ricordare e ringraziare Lucio Fumo, che è stato, certo, uno degli ideatori ed è stato il direttore artistico per 43 edizioni, quindi
una figura importante che ha fatto crescere questo festival e che ha reso noto il nome della città di Pescara non solo in Italia ma direi anche all'estero. I cittadini quindi amano il jazz, amano la musica nuova e questo penso che sia una caratteristica di Pescara, che è una città moderna e che quindi trova nel contemporaneo esatto. una sua particolare realizzazione. Quindi Pescara ama molto la musica di oggi, ama le arti di oggi, le arti visive, certo. Il cinema, la televisione, è una città molto legata alla cultura contemporanea e tra questo il jazz devo dire che occupa una posizione importante. Assolutamente, Simone D'Angelo, facendo un excursus, però soprattutto un bilancio di quello che è stato fatto, di quello che si sta facendo, di quello che si farà, perché l'estate non è ancora terminata, per fortuna, perché insomma giudicare i numeri sono stati davvero entusiasmanti per quanto riguarda l'ente manifestazioni pescarese. Che cosa possiamo dire in particolare, nel dettaglio? Sicuramente che la nostra stagione del PeFest è stato un grandissimo successo, accennavo prima al Funambolica, Festival del Nuovo Circo, che anche quest'anno tra Marina di Pescara e Teatro D'Annunzio ha fatto solo sold out, un Pescara Jazz che in qualche modo ha creato questa sinergia sempre con la canzone come fulcro tra artisti internazionali, artisti locali e artisti di fama anche soprattutto locale, quindi comunque abbiamo creato, il direttore Valori è stato bravo a creare questo giusto, questa giusta simbiosi devo dire che ha funzionato perché tutte le date sono state partecipate, alcune anche come dire oltre il partecipato, quindi come Simple Mind, come si diceva prima. E abbiamo anche una costola teatrale certo. dove abbiamo ospitato degli artisti importanti, tutti Drusilla Fouet, che ha fatto anche lei un sold out importante, grazie comunque sia all'importanza del tour eleganzissima, ma anche al personaggio che dopo il Festival di Sanremo ha acquisito una certa importanza. E in questi giorni si sta svolgendo Cinema sotto le stelle, che ha esordito con Il cattivo poeta il 31 luglio, il film su Gabriele D'Annunzio, e al momento stiamo avendo un grande successo, quest'anno è la terza edizione e abbiamo voluto inserire all'interno del mero cinema anche una componente culturale, infatti diverse pellicole sono introdotte dall'attore Ezio Budini e mi preme sottolineare che il 1° settembre ci sarà una pellicola importante dove l'inclusione sociale è il protagonista, infatti Upside Down sarà il film che sarà trasmesso quella sera, dove l'attore è un ragazzo con la sindrome di Down, quindi questa è una cosa molto importante e vogliamo far capire che a Pescara spettacolo e inclusione vanno sempre di pari passo. Ecco, si può sperare in una Pescara, una città sempre più inclusiva? Assolutamente sì, dobbiamo direi che anche l'area del Teatro D'Annunzio dopo la nascita dell'eco spiaggia di fronte accessibile è proprio un luogo dove possiamo assolutamente dire che Pescara sta diventando sempre più inclusiva e, cosa accadrà a fine agosto vorrei che lo dicesse il direttore Valori, non vogliamo svelare tutto però ci sarà la seconda edizione del Future Pop, che è una produzione dell'ente Manifestazioni Pescaresi con la direzione artistica del maestro Valori. Quindi ci dirà qualche pillola in questa sede Valori? Ma sono annunciati i concerti di Franco 126 e di Venerus, che sono due artisti molto apprezzati dai giovani soprattutto. Infatti questo festival è dedicato un po' alle nuove proposte, diciamo, cioè a proposte che lasciano intravedere la direzione che la musica sta prendendo per il futuro e questi sono già concerti annunciati per i quali ci attendiamo una risposta entusiasta come è stato per gli altri concerti. Ecco, come è cambiata sotto questo profilo Pescara negli anni, i Valori? Perché questa è una domanda a cui tengo in modo particolare, cioè i gusti sono cambiati? C'è una maggiore predisposizione a un certo tipo anche di musica? Beh sì, i gusti sono cambiati perché è cambiata una generazione e quando cambia una generazione c'è sempre un po' di conflitto, no? Alcune volte è più acceso,
alcune volte più marcato, a volte meno, però un po' di conflitto nel cambio generazionale c'è sempre, quindi questi ultimi anni sono stati contraddistinti da una forte attrazione verso la musica trap, diciamo tutto quello che è hip hop, quindi il rap, la trap, musiche soprattutto basate sulla parola, sul testo, e questo naturalmente ha diviso un po' diciamo i giovani da i meno giovani, diciamo i diversamente giovani. quindi questi anni sono stati molto caratterizzati da questo tipo di musica, però la musica è molto ampia, non va mai in un'unica direzione, ha sempre la capacità di sorprendere, quindi proprio invece in questi ultimi due anni abbiamo una rinascita di altre forme di canzone, altre forme di musica, e poi la musica va seguita tutta. Noi certo. Portiamo avanti il jazz, ma abbiamo inaugurato questo nuovo festival proprio per poter guardare anche a delle forme più legate ai nuovi linguaggi, alla tecnologia applicata alla musica, e la musica, per la, io posso parlare per la musica, ma questo certo. Si potrebbe dire poi anche per le altre arti. La musica va seguita un po' in tutte le direzioni, cercando di capire quella che ha veramente una grande qualità, che non è facile però, perché ognuno ha un suo concetto di qualità. E diciamo che Pescara sotto questo profilo è un terreno fertile, no? Perché è una città frizzante, quindi aperta un po' alle novità. Sì, Pescara è una città molto predisposta, un po' per il motivo che dicevo prima, cioè una città contemporanea che è aperta e ama i linguaggi contemporanei, quindi ama la canzone, ama la musica pop, ama il jazz, ama tutte le arti contemporanee. Se noi andiamo a guardare, anche nel teatro abbiamo esperienze contemporanee importanti, le abbiamo avute e le abbiamo nelle arti visive. Quindi è una città, per esempio, è una città che è sempre stata ai primi posti, come area intendo certo. dire, non sto parlando della specifica città, ma tutta l'area, chiamiamola così, metropolitana, è sempre stata ai primi posti per la vendita dei biglietti nel cinema, per esempio, primissimi anche per il teatro. Quindi è una città che ama lo spettacolo, è una città che ama la cultura in generale. Pur essendo una città nuova. Io credo che pur questo fatto che sia una città nuova la porta a avere una linea preferenziale per la cultura del Novecento e la cultura contemporanea, che è una cosa importante, perché capire il contemporaneo ci aiuta un po' a cercare di individuare dove va il futuro, e il futuro è un po' di chi riesce a immaginarselo, quindi per cercare di essere competitivi in ogni campo è importante essere presenti sul contemporaneo. In questo Pescara devo dire che dà il massimo, cioè dà il meglio di se stessa, cercare di filtrare e di interpretare i linguaggi contemporanei. Perfetto, abbiamo credo 3 minuti ancora, se non vado errato. Allora la domanda la spenderei proprio per Simone D'Angelo, perché abbiamo detto successo di pubblico, successo organizzativo che è fondamentale, perché quando c'è il successo di pubblico evidentemente si è lavorato bene, no? Dietro le quinte. Le prospettive? Sicuramente ripartire dal successo di quest'anno. Abbiamo uno staff consolidato che voglio ringraziare e che riesce ogni anno a stupirci, perché non è facile per niente lavorare sotto stress e fare in modo che funzioni sempre tutto. Quindi questa cosa sicuramente è il nostro caposaldo. E ripartire dal successo di quest'anno, sperando ovviamente che questa bestia invisibile ci abbia definitivamente abbandonato, e noi sicuramente da settembre inizieremo a programmare la prossima stagione, che deve essere sicuramente più bella di questa, perché certo. chiaramente noi non possiamo pensare di avere un programma inferiore, quindi sicuramente l'obiettivo è quello di crescere ancora di più, partendo dal presupposto che comunque stiamo facendo un ottimo lavoro. Abbiamo raggiunto anche degli obiettivi importanti. E infatti il nuovo CDA che rappresento come vicepresidente in questo contesto ha sempre voluto aprire le porte del Parco dei Teatri a una cittadinanza sempre più ampia. E fino a qualche anno fa il Teatro d'Annunzio era un posto di nicchia, invece con spettacoli che hanno visto artisti in qualche modo anche più
mediatici, quindi sì, più conosciuti, certo, al grande pubblico, e la rassegna cinematografica, ma anche il Future Pop soprattutto, che quest'anno avrà la seconda edizione. E siamo riusciti comunque a portare anche le famiglie in teatro, e gira su Facebook, infatti andatela a cercare perché è molto bella, una foto che abbiamo postato con il nostro profilo ufficiale, dove al lato del teatro c'erano forse una ventina di passeggini, perché il Teatro d'Annunzio finalmente ha iniziato ad ospitare anche famiglie, e bimbi e quant'altro. Quindi siamo davvero contenti, davvero soddisfatti di quello che i direttori artistici stanno facendo. Qui abbiamo Angelo Valori, ma vorrei ringraziare anche Raffaele De Ritis, che è il direttore artistico del Funambolica, e soprattutto il nostro staff, che lavora dietro le quinte e spesso e volentieri si subisce anche le questioni un po' meno belle di questo lavoro. Stiamo vedendo però delle immagini davvero spettacolari e suggestive di quello che è stato fatto dall'ente manifestazioni pescheresi. Ricordiamo, in questo momento, dal 31 luglio il cinema Sotto le Stelle e poi Future Pop tra pochissimo? Sì, fine agosto. Fine agosto, allora in bocca al lupo di cuore. Grazie a Simone D'Angelo, vicepresidente e portavoce dell'ente manifestazioni pescheresi, e grazie anche ad Angelo Valori, direttore artistico dell'ente manifestazioni pescheresi. Alle prossime, potremmo dire così, va bene? Come no? Alla prossima. Grazie ancora.